Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Fortnite. Oggi è la prima volta in cui faccio un video, una partita in singolo su Fortnite con la webcam. E quindi se vedete cose strane non vi preoccupate perché è la prima volta, non sono abituato a usare la webcam in un video. Intanto abbiamo il nostro miascolo portafortuna, insieme a tutta la collezione là sopra. Il nostro portafortuna, speriamo che ci porta fortuna. Iniziamo subito la partita. Ok, io mi butto sempre qua, sulla montagna, perché il posto, secondo me, è il mio posto preferito, è il posto in cui mi sento più tranquillo, mi sento più tranquillo e so anche scegliere meglio rispetto a tutti gli altri posti. E mi trovo veramente bene, quindi se vi chiedete per questo, se ve lo chiedete, questo è il motivo. Innanzitutto ci facciamo subito gli scudini, abbiamo un bel pomba del nonno, abbiamo trovato, quindi ci sta. L'unico problema è che qua c'è un boss. C'è un boss che ha lo scar viola ed è molto forte, lasera tantissimo, quindi ti può ammazzare come niente. Però se riusciamo a ucciderlo, partiamo già con uno scar leggendario, con uno scar viola, quindi ci sta. Vediamo nella cassa cosa c'è. Già vedo che sta fightando con qualcuno. Aggiustiamoci un attimo l'inventario. Sta fightando con qualcuno, sento già sparare. Sì, si sta. Eccolo, dov'è? Forse ha ucciso il 3, perché molto spesso capita che il player viene ucciso dal bot, non, anche due player, non è capitato, mi è capitato. No, invece sta fightando, eccolo là. Dai, ti vendico. No, 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 no. Oh, bello, 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 bello. Abbiamo dato una smirata tremenda, ma ci sta. È l'inizio della partita, ci sta. Siamo freddi, però questi sbagli non dobbiamo farli alla fine, perché ci fanno perdere la partita. Innanzitutto recuperiamo tutte le energie, ci facciamo gli scudi e tutto il resto. Belli tranquilli e ripartiamo a cannone. Parliamo un po' col tipo. Wow, mi ha dato lo scar leggendario. Cioè, proprio come ci ha ringraziato che l'abbiamo vendicato. Come per dire, cioè, mi hai vendicato. Mi hai vendicato, adesso ti do lo scar leggendario. Forse non è così, però noi diciamo che è così. Ce la inventiamo. Curiamoci e ripartiamo. Ok, siamo a Gatto Grill. Intanto switchiamo le armi così ci riscaldiamo per bene. Sicuramente non c'è niente perché già avevo visto porte aperte. Qua c'è un buco. Non me l'hanno lasciato praticamente un cavolo. Per quelli che se lo chiedono, come mai stai usando questa skin? Volevo variare un po'. Diciamo che la maggior parte dei player su Fortnite sono skin femminili e skin molto slim. Questa skin mi piace molto. Mi piace molto perché comunque è un mostriciattolo, che poi alla fine è un costume, non è manco un vero mostro, in cui c'è dentro una persona, infatti possiamo vedere la faccia davanti se si vede, se vediamo la skin davanti. E poi c'è i colori della tigre, c'è tipo c'ha le strisce nere, i colori arancione e giallino, c'ha questo pantalone, diciamo, tra virgolette, azzurrino acqua, colore azzurro acqua, che è bellissimo, cioè è bellissima, è una skin che ha dei colori fantastici, a me piace molto, quindi ci stava a farci provare a farci una vittoria reale in singolo e portarci un bel video. Andando qua praticamente i player hanno lasciato le cose migliori, i pezzi meccanici, cioè ormai farsi dei pezzi cioè con i pezzi meccanici sono importantissimi e loro li lasciano, perché praticamente se voi scendete nelle zone giuste, soprattutto dove ci sono tante macchine, tanti pezzi, tanta roba di ferro, vi potete fa fare facilmente le armi leggendarie. Chi cazzo c'è? Che cazzo ha sparato? Forse sarà più lontano. Potete subito farvi le armi forti e vincere facilmente, cosa che molti non sanno. Cioè, molti non lo fanno, non so perché, però la maggior parte usa questo trucco. Ok, siamo al lago. Mi sembra di aver visto un player. E vi dico una cosa, c'ho dei lupi inferociti, assassini, che mi stanno inseguendo. Mi stanno inseguendo e mi vogliono fare molto male, perché tipo ce li ho da Gatto Grill che mi stanno inseguendo. E non mi vogliono mollare, ci sono proprio affezionati a me. E non che praticamente mi vogliono aiutare, non li ho domati, ve lo giuro. Mi stanno proprio inseguendo. Non li ho, li ho soltanto, cioè, mi sono avvicinato a loro un attimo così, perché ci sono passato. Mi stanno inseguendo, aspetta, là c'è il. Eccolo, 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 eccolo. Mi sa che non mi ha visto, è proprio stupido. No, mi sa che mi ha visto, è fermato, è dietro il muro. Ma c'ho pure i lupi dietro. Non ti ho scontato. Attenzione, il lupo se la prende con lui, grande. Pom! Vai, ci sta. Ottimo, bravo lupo, ma ti ammazzo perché sennò mi rompi le scatole. Però sei stato bravo. Per fortuna se l'ha presa con lui, non con me, come se l'avessi domato.
Bravo Lupezzo. E andiamo avanti. Switchiamo, switchiamo. Come cazzo mi piace switchare così lo spiccone? Cioè, sembra che ha solo il piccone in mano e fa in quel modo. E lo ruota intorno alla mano. Ecco, altri due player. Dove cazzo sono? Andiamo a vedere. Ne approfittiamo, dai, dato che fightano. Tra i due litiganti, il terzo gode, si dice. Almeno così credo. Eccoli, eccoli. Ma che cazzo fa? Uno scappa e l'altro lo rincorre. Sti player non li... Guarda questo che fa, tipo... si gira intorno... Vabbè dai, ti aiuto io. Ok, ti ho salvato la vita. Ma no, adesso tocca a te però, eh. Sì, rompi, rompi che ti arriva una bella bombata. Rompi, rompi, rompi. Ti aiuto io. POM! Laseram. Oh, bellissimo. Una strategia bellissima. E se siete anche molto precisi a spammare anche col pompa. E avete soprattutto un assalto e un pompa forte. Questa tattica pompata e poi la laserate con l'assalto è la tattica migliore per uccidere i player. Questo, ecco, abbiamo trovato un arciere che ci sta tirando frecce. Ormai le lobby sono finiti, i cecchini sono iniziati gli arcieri. Però questo che cazzo vuole fare? Vieni, esci fuori! Vado, 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 vado! Vabbè, dai, vai a cacare, vai. Mamma mia, una pompata ti deve essere calmata. Vai a cacare, stronzo, vai. E il mio spas continua a fare 116, ed è leggendario, non è normale, perché io vedo gente che con lo spas viola, pure colpendo alla stessa altezza mia, fa 117, fa 118, io sta cosa dei colpi non la capirò mai. Cioè, io ormai mi sono rassegnato a fare poco con il pompa, dai, non è fattibile, dai. È uno spas leggendario alla fine. È il pompa più forte del gioco, in teoria, eh. Allora c'è uno con la barca. Se ne sta venendo. Ne dovremmo approfittare. Ok, c'è la safe, però dobbiamo andare via. Potremmo prenderlo, dato che lui sicuramente sta scappando dalla safe. Potremmo spararlo. Dato che comunque non è difficile prenderli mentre sono su una macchina o su un motoscafo. Riusciamo comunque a colpirli. Vai, 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 vai. Oh, è laserato tantissimo. Cioè, questo è proprio morto e continua a stare sul motoscafo. Questo è proprio stupido. Dai, 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 dai. L'ho proprio mancato. Cioè, un altro player là sopra. Guarda là. Ma ha fatto tutta la kill. Questo mi fotte la kill. Vabbè. Però già 5 kill, dai. Però averne una in più non guasta. Vabbè, adesso lui mi ha fottuto la mia kill. Adesso io vado a fottere lui. Cioè, questa è la regola della giungla. Non è che ci puoi fare tanto, eh. Sì, già mi ha visto e già costruisce. Vabbè, ma ti vengo a prendere io. Cioè, ormai le lobby in singolo, soprattutto, sono tutte piene di gente che comunque ormai i player di forte sanno costruire, sanno sparare, sanno mirare la maggior parte. Guarda questo. Mamma mia, l'ho laserato. Ecco, un altro arco. Ma questo è l'arco magico, quello infuocato. Che è molto stronzo perché non puoi costruire in legno perché ti prendi continuamente danno. Un altro che mi spara a sinistra. Vabbè, quanti siete? Oh, tutti contro di me. Oh, come l'ho laserato. E sono caduto. Benissimo. Ormai forse è diventato difficile. Anche se ti vuoi fare una partita tranquilla in singolo. Non te la puoi fare più. Aspetta che metto il muro, che c'è quella a sinistra che mi sta proprio scocciando. E poi c'è il pompa nuovo. Quello a tamburo, non so come si chiama, quel pompa che ha preso il posto di quello tattico, quello che spara a raffica. Cioè, spara più veloce del tattico e fa un danno della Madonna, cioè è una roba impressionante. Qui si è boxato. Vabbè, spariamo a raffica, spammiamo, è la tattica migliore quando si boxano così. Fammi stronzare la testa, mamma mia, c'è sto pompa di merda. Grazie amico mio, adesso abbiamo l'arco esplosivo, no, l'arco incendiario, scusate. Abbiamo l'arco esplosivo, lo spasso leggendario e lo scarviola. Abbiamo proprio il loot perfetto per vincere la partita. Anche da lontano possiamo rompere le palle a chi si costruisce, si boxa in legno soprattutto. Li facciamo 5 o 6 di danno continuo a raffica, a secondo. Vi stavo dicendo, il pompa nuovo secondo me deve essere depotenziato o diminuito il caricatore, perché spara 3 colpi a raffica continuo come uno scar, spara come un assalto. E fa tipo 50-80 di danno. Quello non è un pompa. Cioè, non è un pompa. Cioè, un pompa non può fare queste cose. Ma c'è la camp.
Ok, ce la camperiamo proprio. Adesso ci mettiamo nel cespuglio. Abbiamo fatto 6 kill. Dai, stiamo un po' in stealth. Io ho sempre detto che un po' di nascondiglio ci sta nelle partite se volete vincerle. Perché ogni tanto bisogna stare calmi. Non bisogna sempre pushare, pushare, pushare. Perché sennò arriva il momento in cui c'è quello che ve le dà e avete finito. Io sono sicuro che c'è qualcuno. Cioè, perché sento uno con il lanciarazzi. Sento uno con il lanciarazzi. Cioè, io non l'ho mai trovato, da quando è iniziata la sala season, non ho mai trovato i lanciarazzi, questi hanno lanciarazzi, archi di tutti i tipi, cioè non lo so come fanno. Non lo so. È incredibile. C'è qualcuno là, che sta sentendo colpi di lanciarazzi verso la benzina. Ecco, vedi. Ma che cazzo sta sparando? Non lo vedo l'altro. Ma te che facciamo? Incendiamo tutto, dai. Facciamo esplodere la benzina. La casa. Ok, vabbè, dentro questa casa ma va. Ma quello mi sa che fatto un incendio. Cioè, beh, che bello, io colpisco la casa e si incendia la foresta. Vai bene, va bene così Fortnite. Continua così. 12.500 punti intanto di esperienza. Missione completata. Incarico quello che è. 5 persone intanto. 4 da uccidere e più io 5. Sta esplodendo tutto, ma non si capisce che sta succedendo. Ti pareva. Secondo me questo qua mi vedeva, mi ha visto da lontano e mi spiava. Infatti, spas, via. Mi ha fatto 30. Così a caso. Saliamo sopra, buildiamo, siamo più forti di lui. Però l'albero mi blocca, ma questo mi prende l'altezza. Sì, mi sta facendo cadere, mi sta facendo cadere. Ma daffanculo. Perché player di merda? Invece di affrontarti ti fanno cadere. Sì, vabbè, guarda là, guarda. Che cazzo c'hai? Già sapeva dov'ero. Vabbè, è facile non sapere dov'ero, dai. Mi sono boxato. Meno male che abbiamo gli scudini, dai. In questi casi bisogna giocare a caso e cercare la speranza di un bel colpo. Che pezzo di merda, però non sei tanto. Non hai tanta mira, bello mio. Questo colpo va più forte. Meno male che abbiamo un altro scudino. Meno male, ce lo facciamo subito. Apriamo piano piano. Sopra, sopra, sopra. Sta scendendo, chiudi, 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 chiudi. No, no, no. Vabbè, dobbiamo affrontarla e basta, buttiamoci. Come va, va, mi sono rotto. No, svidato, pom. Vaffanculo, coglione. Ti piace fare push, push, push. Ma te l'ho dato io un po' di push, push. Pronto. Fai un altro con l'arco. Questo qua va pure l'arco esplosivo, eh. Questo qua va pure l'arco esplosivo, eh. Ormai stanno tutti con la maggior parte stanno con archi puzzolenti, archi incendiari, in modo che ti avvelenano oppure ti incendiano le strutture. Questo qua, un altro con l'arco, però le frecce le manda a Pisa, quindi mi sa che non è un gran player con le frecce, con l'arco. Ormai abbiamo trovato 5 arcieri in una partita, dai, non è possibile, là stanno fightando, quindi due sono là, uno è sotto e uno sono io, se no siamo 4. Ora, mi sono già gestito un piano. Il piano migliore adesso è quello di curarci. Dici, ok, cazzo, per 10 di vita, sì, però ho 3 kit medici, quindi ne ho tanti. Metti che mi arriva un colpo da 90, almeno mi rimangono 10 di vita, c'ho 100 di vita, capito? Bisogna andare nell'ultimo cerchio, quello là, il cerchio piccolino, che è l'ultimo cerchio della safe. Farsi un bello fortino alto e cercare di con l'altezza di ucciderli tutti e due. O tutti e tre, quelli che rimangono. Andiamo là, quindi prendiamo tutto in modo che fa danno, però non facciamo danno. Stranamente non fa. Le mie frecce non prendono danno, invece quando mi sparano gli altri col fuoco o con quello puzzolente mi devastano. Non posso stare nella struttura più di un secondo. Questo ancora mi sta sparando. Ok, siamo qua, dobbiamo salire ora. Ora dobbiamo salire. Dobbiamo salire. Attenzione, attenzione, attenzione. Ecco, aspetta, mi provo a prendere questo.
Io sono sicuro di averlo preso in testa almeno una volta, ma non è entrato manco un colpo. Va bene, cominciamo così. Alla fine proprio queste cose ci vogliono. Ci vogliono sempre queste cose alla fine. Chi te è morto? Ecco, questo c'è l'arco esplosivo. Va bene, dai, dai. Mi sa che un'altra struttura. Ecco, saliamo adesso non di più di così, perché sennò facciamo la fine del gatto dal balcone. Adesso dovremmo avere. Loro dovrebbero avere una visuale di merda per colpirmi e io dovrei avere una buona altezza per finirli entrambi. Quindi dovrei essere. Dovrei avere io il vantaggio. Andiamo con l'arco, vediamo un po'. Vedo un braccino. No, sporgiti. No, c'è niente. Avevo visto il braccino, non l'ho preso, va bene. Così andando si è fatto una casa qua. Si è fatta la casa dei tre porcellini in mattone. Scusi, mi sa che, dato che lo sta sparando anche lui, mi sa che mi conviene che lo spammo con lo scarto. Lo spammiamo con lo scatto, non mi faccio la kill per forza, perché lui è più stolto, lo prende meglio, infatti. Da quel lato lo prende, me l'ha ucciso, lo sapevo. Però aspetta, 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 vai, l'ho bloccato, vai, ti ho fottuto stronzo. Vittoria reale, bellissima vittoria reale, con questa fantastica skin, vi facciamo un bel gioco di prestigio in faccia. 8 kill, bellissima vittoria reale in singolo. Se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi e commentate. Se vi piacciono i video con la webcam fatemelo sapere nei commenti, così ne porto più spesso, magari sempre, ma vediamo un po'. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Tiger, alla prossima.